Ciao, sono Majo, benvenuti al mio canale, benvenuti in questo video su Peglin, l'erede spirituale di quello che potrebbe essere Peggles e assolutamente un qualunque roguelike, visto che è la fusione esatta di entrambi. Ma prima di andarlo a vedere insieme vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like, commentare, condividere, mostrare gioia e giubilo in qualunque modo voi vogliate. Adesso, sigla il gioco! E subito si parte con una mappa in stile roguelike, dove potremmo scegliere il nostro scorrere a livello di storia, quindi un pochino come si fa in vari roguelike, sceglieremo il nostro destino. E come si fa in Peggles, si tira le palline. D'altronde è Pegling. Cosa cambia? Cambia che abbiamo dei mostri e cambia ci sono dei moltiplicatori, cose particolari, e che questi vengono a ammazzarci, quindi fondamentalmente dovremmo cercare di devastarli nella speranza di fare più punti possibile e capire il gioco anche. Perché, questo perché non è esploso? Da colpirla due volte? Scopriremo solo vivendo, sì. Ma era inutile, cioè non ha fatto niente. A meno che non mi faccia diventare incredibilmente forte. Ah, tira la bomba, ok. Prendono danni tutti con la bomba. La bomba è devastata, dobbiamo andare di bomba. A bombazza, direi. L'abbiamo accesa, l'abbiamo fatta esplodere e mi sa che questi quattro saltano per l'aere. Comunque vada. Vediamo se è vero. Vediamo se dico una cazzata enorme. No, muoiono tutti. Una bomba fa un dolo incredibile. Possiamo scegliere fra deteriosfera, diminuisce il danno di ogni pallino nero che colpisce di meno un danno. Straforo, i danni avanzati passano al nemico successivo. Oppure ecosfera, attacca tutti i nemici. Ecosfera mi piace già di più. E infligge 15% del danno precedente come danno bonus. Non rimane dopo una carica. Positivissimo. È grande, l'attacco trafigge tutti i nemici. Colpisce solo i nemici a terra. No, no, questo. Anche se non volano. Cioè, non prende quelli di volare. Cosa. Ah, qui è la scelta della mappa. Cioè, non so cosa voglia dire il fuoco. Questo è il non so che cosa. Nel senso, ci sarà probabilmente un evento. Di qua ci sarà una fight. Quindi, se ci fosse verso, mi piacerebbe farlo finire. E infatti, va dove cazzo gli pare. Di qua. Evento? No. Sì? No? Boh? Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo. Enter. Ignorate. No. Enter. Attacks deal più 10 damage to slime. Quindi la saliera ci permette di fare più 10 di danno agli slime. Ok, a questo punto riandiamo ancora di punto interrogativo. Quindi ci muoviamo qua. Poi andiamo al tesoro. Poi non facciamo più una fight. Mai più. Nel bosco ti imbatti in uno spiazzo con uno strano albero proprio al centro. C'è un buco nel tronco con rovi aggrovigliati che lo coprono. Abbiamo un meno 10 di punti vita, però raggiungiamo l'angolino. Scuoti l'albero o continua. Scuoti l'albero ma arriva in testa qualcosa. Raggiungiamo l'angolino. You reach into the nook, quindi entri dentro l'angolino. È diventato un po' inglese, un po' italiano, perché teoricamente Steam ti dice che non è in italiano il gioco, però ti permettono di. E quindi all'interno c'erano delle piante rampicanti che erano un pochino cresciute più di quello che doveva essere, quindi ci facciamo un pochino male con dei graffi. Però, rovosfera livello 1. Adesso abbiamo rovosfera, qualunque cosa sia. Però abbiamo anche da arrivare al tesoro, nella speranza di arrivarci. Tesoro, tesoro. Tutti punti interrogativi, ovviamente il gioco della settimana enigmistica. Coltello base, tutti gli attacchi ottengono più 1 più 0. Questo mi piace tanto, tanto, tanto. Ma andiamo al punto interrogativo? Direi di sì, visto che è l'unica scelta. Di qua o di là. Solo che è quello di destra. Un po' troppi punti interrogativi. Olè! Splatorb, applica slime rimbalzanti ogni 5 di questi pallini. Rubber slime, extra. Bene, così. Dobbiamo uscirne da sta cosa e dai punti interrogativi. Voglio una fight adesso. Olè! Troviamo anche l'invidia armata. Ogni volta che ti curi infliggi 2 per di quella quantità di danno al nemico selezionato. Bene, bene, mi piace. E adesso andiamo verso la boss fight. E andiamo a morire per concludere bene il video, come mio solito fare. Vedete il minotaurone da 300. Intanto abbiamo una lama sfera. Vedete, attacco normale, molto debole. Danno elevato su pioli critici. Dobbiamo prendere i critici che ci sono qua. Che però, ovviamente, non abbiamo preso. E l'abbiamo preso in tasca e basta. Niente critico, niente niente da questo da prendere. Facciamo uno sputo al minotauro. Sassi normalissimi che non servono una mazza di niente. Non prendiamo neanche il critico, neanche per sbaglio. Nella tristezza più totale, 33 danni. Ai 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 ai, questo è di livello 2, fa più danno.
Ok, crittiamo in maniera prepotente, però facciamo 42 miseri e tristissimi danni. Punto in un rimbalzone enorme. Ah, volevo il doppio critico, niente. Assolutamente, ciccia e triciccia. Applica slime rimbalzante, ma... Ok. Va bene, qualcosina. Abbiamo anche applicato slime rimbalzante. Hai trovato una palla di rovi. Queste palle aggrovigliano i nemici. I nemici aggrovigliati non possono muoversi, i nemici che li superano prendono danni. Aggrovigliare i nemici ti garantisce più tempo per attaccarli da lontano. Oddio, ti ringrazio. Grande palla rovillante. Entrasse... Ah, volevo che entrasse qua, ma non c'è stato il modo. È aggrovigliato per quanti turni? Spero per una vita intera, ma... Ok, buono. Basto reset. Forse ce la facciamo. Ce la facciamo? No. Nonostante abbia preso della roba decente, no. Abbiamo skippato totalmente il critico qui. Però lui muore comunque. E questo ci porta al next round. Ma ci porta anche a capire che questo è un video introduttivo e quindi si doveva interrompere in qualche modo. Non era un video improntato sul portare avanti il gioco, ma solo per far capire di che si tratta e se vi poteva piacere. Se vi è piaciuto, infatti, vi invito a iscrivervi al canale e magari mettere un like. Commentate, condividete, condividetelo con, non lo so, quelli sul server ci giocheranno secondo voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!